E ciao a tutti e ben arrivati, sono Mujahideen, l'ultimo dei talebani napoletani. Ho deciso di fare questa recensione per rispondere alle tante critiche che ha suscitato APB Reloaded. Una sorta di introduzione e breve tutorial base, se ne ho la possibilità, vediamo. E allora bando alle ciance, iniziamo subito che i megabyte scorrono veloci in registrazione, ho l'hard disk quasi pieno. Beh, direi che un po' di storia è d'obbligo per APB. Diciamo che nel giugno del 2010 un'azienda che si chiamava Real Time Worlds rilascia APB, interamente sviluppato lui, all'epoca si chiamava All Points Bulletin, e viene presentato come un prodotto a pagamento. Si pagava di tutto, insomma, per essere collegati, per le armi, rinnovamenti di mensili, insomma un disastro. E infatti non viene accettata positivamente dal feedback degli utenti, anche per i pochi contenuti proposti. Dopo tre mesi, infatti, mi sembra settembre del 2011, i server vengono chiusi, cioè l'azienda fallisce, la Real Time Worlds, e tuttavia viene acquistata dalla Game First e trasformato in free to play, ed è qui che entriamo in gioco noi adesso. Nel frattempo, questo qui che vedete è il mio personaggio, ho cercato di farlo rassomigliare il più possibile a un marine americano. Come nota tecnica c'è questa qui per gli smanettoni, nel senso che APB utilizza il collaudato motore grafico dell'Unreal Engine 3, ma secondo me si presenta abbastanza fluido nella giocabilità e con una discreta pulizia grafica, anche se c'è ancora tanto da migliorare, un buon margine, diciamo così, da migliorare. Ecco, ma vi starete chiedendo, ma che cos'è APB Reload? Beh, diciamo APB Reloaded è un MMO in stile sandbox in cui le due fazioni, Enforcer, la polizia insomma, o i tutori della legge, e la fazione opposta, i criminali, si scontrano per il controllo di una città. Questa città è la Sanparo. Adesso mi connetto un attimino così vi faccio... Ecco qui. Vedendo questa schermata mi viene in mente questo, forse sarebbe meglio chiarire. Ecco, dicevo prima, Sanparo. In Sanparo ci sono 5 distretti suddivisi in 3 tipologie. E, 2 distretti, eccoli, The Beacon e Bell and Shipping, che sono dei fight club di azione rapida, in sostanza entri e spari, l'unico scopo è uccidere gli avversari. Sinceramente non mi entusiasma questo tipo di gioco più di tanto, ma è solo un parere personale. Poi c'è un distretto social district, dove si accede disarmati e lo scopo è quello di personalizzare il tuo personaggio, la tua auto, comprare vestiti, auto, creare emblemi ed accedere al mercato nero, dove vengono insomma comprati, venduti qualunque tipo di oggetti, insomma, e accessori vari. Oppure, ecco, il social è anche magari semplicemente per andare lì e fare due chiacchiere organizzative con il proprio clan e via discorrendo. Poi ci sono, ecco, i due distretti più interessanti dove passo la maggior parte del mio tempo, sono due distretti basati sulle missioni, il Financial District e Waterfront District, dove il fine è il miglioramento del personaggio attraverso il completamento di sfide. Ad ogni sfida, ecco, vi saranno accreditati dei soldi, tramite i quali, un circolo vizioso, potrete personalizzare il vostro personaggio con accessori, una sorta di perk. Accessori vedete come i perk, del tipo giubbotto antiproiettile, sanguini di meno, la tua arma ha un rinculo inferiore, ecco, puoi spendere i soldi comprando vestiti, auto, armi, in sostanza l'aumento di livello è l'unico meccanismo che ci consente di accedere anche ad armi più potenti e una serie di personalizzazioni per rendere, diciamo, come dire, unico il nostro alter ego. E va bene, quindi accediamo nel quartiere del Financial District, così vi faccio vedere un po' il gioco. Ne approfitto mentre carica di dire qualcosa sulla gratuità, perché ho visto dei video assurdi girare di critiche malsane, insomma, che cercano di sputtanare APB Reloaded.
Affrontiamo la questione della gratuità dell'esperienza, no? Chiarendo subito che il denaro virtuale guadagnato tramite le missioni in concomitanza con l'aumento di livello ci consente di giocare per ore senza sborsare un soldo. Non si paga niente. Come si fa una persona a lamentarsi di una cosa che non si paga niente? Non lo so. Diciamo, ecco, il mio parere è questo: il contenuto principale del gioco APB Reloaded siamo noi. Noi che ci connettiamo. Mi spiego meglio. In APB mi sono ritrovato ad effettuare una missione in una squadra valida contro un gruppo di criminali organizzato, ancora più valido, e devo dire che mi sono divertito tantissimo. Stannare cecchini, che ne so, rompere le nemiche con un'auto in fiamme, coprire i tuoi membri del gruppo mentre stanno scassinando una macchina. Insomma, il gioco può diventare divertente e tattico se giochi con le persone giuste. Devo dire la verità, altre volte mi sono capitate purtroppo partite orribili, in quanto i membri invece di darti supporto della missione magari andavano a zonzo in auto per la città. Ma dico io, cioè, ma hai sbagliato proprio gioco. Cioè, vai a giocare a Second Life se vuoi rimorchiare qualcuno, hai sbagliato gioco. E dipende dalle persone che trovi, ecco, tutto qui. Questa, secondo me, la peculiarità di questo gioco. Siamo noi che facciamo, ecco, applichiamo il contenuto al gioco. Beh, c'è da fare sicuramente un discorso, ed è quello della competitività. Diciamo che immancabilmente, dove questi giochi free to play, dove vale la regola di sistemi premium, dove pago per vincere ed essere avvantaggiato rispetto agli altri, è una cosa normale, non solo di questo gioco. Infatti, probabilmente vi capiterà di imbattervi in avversari armati fino ai denti, in grado di far esplodere il veicolo su cui vi trovate in pochi secondi, magari con un lanciarazzi. Ma da dove l'ha preso sto lanciarazzi? Lo paghi e te lo danno, insomma. Diciamo comunque, alla fine, spuntarla in tali circostanze, tuttavia, non è impossibile, specialmente se si gioca in gruppo organizzato e ad affiatato, come accennavo prima. Siamo noi il contenuto aggiuntivo, cioè. Andiamo a fare un giro, va, così vi faccio vedere. Ah, unica cosa carina, questo è un distributore, può sembrare un distributore di Coca-Cola, ma non lo è un distributore a Samparo di armi. Cioè, qui puoi comprare le munizioni e nuove armi, insomma. Cioè, qui invece di Coca-Cola arancia vendono esplosivi, bombe, mitragliatrici e fucili a pompa. E questo qui è un po' la città di Samparo. Devo dire, la città di Samparo in APB offre un panorama di strade popolate, secondo me, verosimili. Le location sono abbastanza varie e predisposte fantasiosamente per gli scontri a fuoco, definite a tale obiettivo. Il quantitativo di armi è vasto, vario, in base al tipo di combattimento che si vuole tenere in gioco. Insomma, credo che APB sia divertente se giocato con le persone giuste. Ecco. Il contenuto siamo noi, come dicevo prima. Sinceramente speriamo che nei prossimi mesi la città di Samparo possa essere ampliata con nuovi distretti che offrono nuove tipologie di gioco, magari dove. Mamma mia, quanto è preciso questo fucile, mentre la pistolina o quella base, una vera merda, però questo passa alla cassa. Oh, scusami, mi serve un attimo la macchina perché volevo far vedere magari Hey, what? gli FPS, Oh, come on. frame per secondo. Spegniamo la radio. Da cani, scusate, però era giusto per farvi vedere un po' la città, abbastanza grande devo dire, e varia per i combattimenti. Ecco, mi sono beccato vergogna per fare questa dimostrazione, mi sono beccato 17 dollari qua senza fare niente. Vergogna, scusate ragazzi. Vabbè,
a questo punto io vi ringrazio per l'attenzione che mi avete prestato e sinceramente spero di fare qualche altro video in modo tale che magari vi spiego, ecco, le armi o le modalità di gioco, che potrebbe essere interessante, anche perché ho trovato purtroppo che spesso e volentieri sia l'inventario che altre cose, l'arma dietro, non sono proprio intuitivi, quindi ci starebbe fare un altro video dove praticamente vado a spiegare un po' di queste cose. Va bene, un salutone a tutti e alla prossima da Mujahideen, l'ultimo dei talebani napoletani.